Siamo qui con Franco Mariella, candidato sindaco a Martina Franca per il Love Sud di Adriano Poliportuno e il Partito dei Consumatori. Partiamo dallo slogan, per una Martina migliore. Che cosa significa una Martina migliore? Beh, innanzitutto una Martina più equa, una Martina più vivibile, non più caotica con quel traffico che si ritrova, e soprattutto una Martina che dia pari opportunità a tutti i martinesi, che non sia più la Martina dei privilegiati, che non sia più la Martina delle tasse aumentate ogni anno, che non sia più la Martina degli sprechi fatti sistematicamente dalle amministrazioni che si sono succedute negli ultimi 10 anni, che non sia più la Martina dei super stipendi che saranno recuperati a breve da parte della prossima amministrazione, soprattutto se sarà Franco Mariella il sindaco di questa città. Una Martina migliore che tutti i martinesi sicuramente hanno sempre pensato di poter avere nel chiuso delle loro case. Con quel motto, vogliamo una Martina migliore, diamo forza a quelle richieste dei cittadini. Chi sono i privilegiati? Beh, i privilegiati li sappiamo, sono coloro che sono riusciti ad avere, in quanto molto vicini al potere, permessi di costruire in pochissimi giorni a discapito dei tanti martinesi che aspettano anni e anni per poter aprire addirittura una finestra. La tua storia politica recente è caratterizzata da diverse battaglie che hai fatto per ripristinare la legalità, però sei passato dall'UDC all'Italia dei Valori e adesso ai Love Sud. Qual è la tua appartenenza politica? Beh, non credo che vi sia appartenenza politica. Io non sono stato mai legato ad alcun partito o a alcun potere forte. Ritengo che le lotte vadano fatte in quanto tali. Non potevo certamente rimanere in un partito che non è l'UDC ma che è il PDL2. Sappiamo benissimo quali sono i soggetti che hanno acquisito, e non lo dico in maniera così semplice, acquisito nel vero senso della parola, l'UDC. Sono fuoriusciti, prima di fuoriuscire dal PDL, hanno acquisito l'UDC. Sono quei soggetti che sono stati destinatari di tutte le mie battaglie. Non credo che io mi potevo candidare con Muschio, che è la stessa cosa, è l'altra faccia della stessa medaglia del malgoverno dei due MM, di Michele Marraffa e Michele Muschio. Sono loro che hanno fatto i bilanci falsi, sono loro che hanno aumentato le tasse sistematicamente, sono loro che hanno approvato i superstipendi ai dirigenti. Addirittura Michele Muschio si è permesso di indicare al sindaco Palazzo due dirigenti che, dopo essere stati esonerati dal servizio, hanno fatto causa al comune chiedendo un rimborso di 200.000 euro. Non è il partito, non è la casacca che consente di fare determinate lotte, ma sono l'esperienza personale, la capacità personale di portare avanti delle battaglie, che devono essere queste, indipendentemente da quello che qualcuno vuol fare, torpando o tappando le bocche. Parliamo di lavoro. Che c'entra la legalità con questa crisi cittadina? Beh, io ti faccio un esempio banale: se ci fosse stata legalità, se non ci fossero stati sprechi, se non ci fossero stati superstipendi, se non ci fossero stati appalti stratosferici nel loro costo, perché sappiamo quanto costano i vari appalti a Martina, sia quello della riscossione dei tributi, attraverso cui si potrebbe risparmiare senza esagerare 800.000 euro all'anno, è quello dell'appalto della riscossione dei tributi, è quello della gestione dei rifiuti, si potrebbero risparmiare senza esagerare un paio di milioni all'anno, se non addirittura fare business, fare utili per il comune. Io ho fatto un esempio ben preciso, quello di Peccioli in provincia di Pisa, un comune che riceve dalla società gestita dal comune, da partenariato privato, diffuso, gestisce i rifiuti di quasi tutta la Toscana, e riceve quel comune 5 milioni di utili in partecipazione ogni anno. Facendo ricchezza, facendo risparmi, si possono tranquillamente dare posti di lavoro, ma non solo. In che maniera? Costruendo delle società che facciano servizi per i cittadini a costo quasi zero. Io ho presentato in consiglio comunale una proposta di appalto che prevedeva la copiatura integrale del miracolo Peccioli. È un miracolo che è stato copiato per la gestione dei rifiuti addirittura dalla città di San Francisco. La stessa legalità avrebbe portato 35 giovani martinesi ad essere dipendenti del comune di Martina. Il duo Michele Muschio e Michele Marraffa si è inventato la barzelletta della mobilità, che è quell'istituto attraverso cui vengono trasferiti da altre amministrazioni soggetti già impiegati e vengono trasferiti nel nostro comune. Se avessimo fatto i concorsi, quei 35 posti sarebbero stati dei giovani.
35 su 3.000 però posti di lavoro perso. Facciamo una... Meglio 35 che niente, meglio 35, meglio quel progetto che noi abbiamo inserito nel nostro programma di rivitalizzazione del centro storico attraverso le 100 botteghe per 100 artigiani, attraverso il finanziamento in conto interessi delle giovani coppie che acquisiscono immobili da ristrutturare e da adibire a prima abitazione al centro storico. In quella maniera metteremo in moto una serie di piccolissime imprese artigiani, tubisti, imbianchisti, falegnami, fabbriche, avranno lavoro per alcuni anni. Questo è fare occupazione, fare impresa con pochissimi costi, con buone pratiche e senza privilegiare alcuno. L'ultima domanda, se tu non fossi candidato, chi voteresti? È una domanda un po' difficile perché effettivamente la presenza nell'attuale competizione elettorale nostra dà sicurezza e certezza del rispetto della legalità e di una certa governabilità in certa maniera, cosa che le altre coalizioni non danno, nessuna. Va bene, grazie mille.